Oggi è la festa degli angeli custodi, i messaggeri di Dio. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Questa è la preghiera che molti di noi hanno imparato da bambini come forma di invocazione al proprio angelo custode, simbolo di quell'invisibile compagnia che ci è stata assegnata dall'alto, che vigila su di noi e non ci lascia mai soli. L'esistenza degli angeli è stata definita come verità di fede, la quale insegna che ogni volta che nasce una creatura umana, Dio invia un angelo che gli cammina accanto col compito di custodirlo e dirigere i suoi passi con messaggi di bene. La fede ci aiuta a scoprire questo mondo, un mondo inaccessibile ai nostri sensi, ma non per questo meno reale. Gli angeli sono infatti creature di Dio, puramente spirituali, presenti al suo cospetto per servirlo e contemplare la gloria del suo volto, ma anche strumenti dell'amore divino e quindi segno tangibile dell'amore di Dio verso gli uomini. Gli angeli, rapidi e leggeri, messaggeri del divino volere, segni della potenza di Dio, trasmettono e fanno eseguire agli uomini gli ordini divini. La potenza creatrice di Dio si è manifestata nella produzione di un universo materiale in cui le dimensioni non cessano di sfidare la nostra intelligenza. Essa però si è anzitutto manifestata nella formazione di un mondo spirituale ancora più vario e ricco, il mondo appunto degli angeli. Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale della Bibbia, così come di molte religioni antiche, e quasi sempre rappresentati come esseri alati, in quanto forza mediatrice tra Dio e la terra e simbolo della prontezza nell'obbedienza e della celerità nella realizzazione degli ordini divini. Gli angeli trovano origine al proprio nome nel vocabolario greco angelos, ossia messaggero. Non a caso nel linguaggio biblico il termine indica chi è inviato per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre per ben 175 volte nel Nuovo Testamento e ancora di più nell'Antico Testamento, intorno alle 300 volte, individuando anche la funzione di milizia celeste suddivisa in nove gerarchie. Le ricordiamo. Le abbiamo imparato nel Catechismo: cherubini, serafini, troni, le dominazioni, potestà, virtù celesti, principati, arcangeli e angeli. Oggi il tema degli angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media, in versione New Age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari che hanno voluto recepirne esclusivamente l'aspetto estetico e formale. Eppure i padri della Chiesa hanno profuso di loro pagine di alta dottrina e numerosi santi hanno fortemente favorito la devozione agli angeli. Pensiamo per esempio a San Tommaso d'Aquino, ma anche a San Giovanni Bosco, molto devoto degli angeli. Egli era solito dire: è incredibile il numero di servizi che l'angelo può renderci. Non parliamo poi più vicino a noi di Padre Pio, che ha più volte affermato di avere allacciato con loro un dialogo intenso e quotidiano e che per far giungere addirittura i messaggi ai suoi figli spirituali, Padre Pio inviava proprio il proprio angelo custode dal quale talvolta si faceva tradurre anche le lettere inviate dai fedeli stranieri. Immense sono le schiere di esseri celesti che stanno davanti a Dio e adorano la Trinità Santissima.
servitori e messaggeri, esecutori degli ordini dell'Altissimo e anche inviati sulla terra come nostri compagni di viaggio per stare al nostro fianco e per sorvegliare sulla direzione del nostro cammino. L'ufficio principale di questi puri spiriti, di queste creature immortali del mondo invisibile, è anzitutto quello di lodare Dio e di adorare la sua maestà immensa. Gesù nel Vangelo parla degli angeli custodi che vedono il volto di Dio. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. Gli angeli, infatti, sempre secondo l'insegnamento di Gesù nel Vangelo, procurano un giusto orientamento alla vita dei loro protetti verso la faccia del Padre, unico scopo dell'esistenza umana. Accompagnano la vita cristiana e contribuiscono a guidare l'uomo secondo la luce nella quale contemplano il Padre. Discernono i progetti divini su ogni destino. Ad essi il Creatore ha affidato compiti importanti, dicevamo, come messaggeri e protettori, una complessità che riflette la sua onnipotenza sugli uomini e sulle stelle, sugli animali e sulle piante, nel mondo visibile come quello invisibile. Gesù, in tutto il corso della sua missione terrena, ha sottolineato la presenza degli angeli. In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Gli angeli che rappresentano simbolicamente l'unione tra il cielo e la terra testimoniano anche l'incarnazione, il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e della sua missione salvatrice, alla quale partecipano come servitori. La funzione degli angeli sono diverse. Esistono gli angeli messaggeri, inviati celesti, portatori degli ordini divini, come l'Arcangelo Gabriele dell'Annunciazione, ma ci sono anche gli angeli difensori, tra i quali primeggia l'Arcangelo Michele, trionfante sul maligno, quest'arcangelo che abbiamo già ricordato nei giorni passati. Ci sono gli angeli maestri e gli angeli coadiutori, gli angeli oranti e i musici che cantano, che danzano, suonano, come l'angelo dipinto dal Caravaggio, sbocciato dalla terra come un giglio che suona per il piccolo Gesù nel riposo, nella fuga d'Egitto. E ci sono immense schiere di angeli presenti come amici buoni, come compagni, ossia gli angeli custodi che oggi celebriamo. La devozione popolare all'angelo custode è quasi esclusivamente riservata ai bambini. Gli angeli custodi però assistono tutti gli individui, anche gli adulti. E come ognuno ha il suo angelo custode, ci sono anche gli angeli che proteggono le società e le nazioni, che tutelano anche i luoghi sacri e tutelano le istituzioni. Le schiere immense di angeli che cantano in cielo l'inno della fedeltà e dell'amore sono anche vicino all'uomo, come custodi e compagni di viaggio che ricordano la sovranità del Signore sulle nostre anime. La loro presenza è motivo di gioia per tutti i cristiani che ne ricevono incoraggiamento nelle difficoltà e nei pericoli, mentre la loro presenza lascia intravedere un barlume di cielo e l'immensa felicità alla quale tutti noi siamo destinati. E allora noi oggi concludiamo questa presentazione degli angeli custodi con la preghiera appunto agli angeli. O angeli santissimi, creature purissime e spiriti nobilissimi, nunzi e ministri del sommo re della gloria e fedelissimi esecutori dei suoi comandi,
purificate, vi prego, le mie orazioni e, offrendole alla Maestà dell'Altissimo, fate che spirino un soave odore di fede, di speranza e di carità. O fedelissimi arcangeli, capitani della milizia celeste, impetratemi il lume dello Spirito Santo, istruitemi nei divini misteri e fortificatemi contro il comune nemico. O principati sublimi, governatori del mondo, governate in tal guida l'anima mia, affinché non sia mai soverchiata dai sensi. O invittissime potestà, raffrenate il maligno spirito quando mi assale e tenetelo lontano da me, perché non mi allontani mai da Dio. O potentissime virtù, fortificate il mio spirito, onde pieno del vostro valore si avanzi in ogni virtù e resista ad ogni assalto infernale. O beatissime dominazioni, impetratemi un perfetto dominio di me stesso e una santa forza di allontanare subito tutto ciò che dispiace a Dio. O troni stabili e sempiterni, insegnate all'anima mia la vera umiltà, affinché divenga domicilio di quel Signore che risiede benignamente negli umili. O sapientissimi cherubini, tutti intenti alla divina contemplazione, fate che io ben apprenda la mia miseria e la grandezza del Signore. O ardentissimi serafini, accendete col vostro fuoco il mio cuore, onde ami solo colui che è incessantemente amato da voi. Amen.